il consigliere. Il consigliere Fisichella, fu intervistato il consigliere Fisichella, contestualizzato la bestemmia di Torino. Quello che ha contestualizzato la bestemmia, però lui è campionato in tutto il centro. Allora non era utilizzato. Beh, in 400 anni siamo passati da tutto a queste cose. Sì. Un miglioramento. Difficile riuscire a fare delle cose che riescano a marcare il segno. Facciamo un altro esempio: lunedì prossimo lanceremo, perché abbiamo siamo riusciti ad avere, diciamo così, la coincidenza con il programma dell'accesso, lanceremo questo sito sui costi della chiesa, perché tutti quanti parlano dei costi della chiesa, di qualità, però nessuno ha mai fatto un resoconto dettagliato, e noi lanceremo questa cosa lunedì. Avrà riscontro, cioè online è disponibile a tutti, non c'è nulla del genere, ma comunque non c'è nulla di così dettagliato neanche sui libri, cioè se andate a prendere da questo di Maltese o quello che è uscito adesso di Gabriotti per Bocchiani, non è così dettagliato come quello che abbiamo fatto noi, ed è disponibile a tutti perché è su internet. Quindi in teoria, visto che si parla, tutti parlano sempre dei costi della chiesa, tutti dovrebbero cominciare a fare riferimento al lavoro che ha fatto Luna. Accadrà. Infatti è proprio che lo lanciamo proprio il giorno in cui comunque andiamo su una volta saputo che era in una lanciata tra l'altro lunedì scorso, una volta saputo che era su E3 c'era questa possibilità, mi ha detto lanciamo un giorno in cui vengono da questa trasmissione per cercare di verificarlo. Tra l'altro sempre lunedì si riunirà il Consiglio dei Ministri nella sera per decidere i tagli 5 dicembre, esatto. Quindi cioè, ci sarebbero tutte le premesse per un bel chi può dirlo? Se nessuno riprende siamo out a potenza. Sì, sono Franco Pichini. Ci sente? Ci sono d'accordo con lui quando prima diceva, parlava di impegnarci di più come anni di ciclo. Infatti personalmente sono d'accordo con Richard Dawkins quando parla di adesione di tanto, dice che questa adesione si verrà giorno per giorno. No? Io sono missionario, cioè mi manca in stare veramente. Incontro, anzi mi contatto con i soliti testimoni di Genova. Diventa se sono vecchio e c'ho da fare, lascio perdere, rimando a quel paese. Se sono giovane, provo una commiserazione, lo devo dire. Allora, attacco un po' il discorso e cerco, non metto a parlare dell'esistenza di Dio, però cerco di invogliarmi su una discussione un po' più razionale, anche voi vi divertete. Quindi c'è la fine del mondo, però se siamo qua. E spesso insomma alla fine è un invito magari a contattare il sito web su internet, ma per esempio di loro è precluso internet, per esempio non mi viene detto che è un po' uno strumento di abuso di questa cosa, quindi non stare vabbè, sì. Una sola cosa, sì, quindi questo è insomma, secondo me è questo che dobbiamo fare, che io faccio, poi mi diverte perché loro si arrabbiano tantissimo, sono sempre dicendo. Il problema fondamentale, che mi sono accorto, che poi tante gente che conosco, amici, cattolici, anche in radicali, che loro non hanno detto, ma si pongono questo problema, ma è possibile che tu non abbia bisogno di Dio? È possibile che sei così forte che non hai bisogno come abbiamo bisogno di noi? Io non capisco questa cosa, Dio mi libero, l'abbiamo lasciato qualche anno fa, non c'è perché obbligare queste cose. Ma un appunto che volevo fare, che poi mi rendo conto pure io che sarebbe un poco superfluo, è quello lì che magari tu ad attacco un poco troppo la religione cattolica e poco le altre religioni, ma questa è una cosa che da un lato sono andato dall'altro no, che mi rendo conto che l'idealità è quindi la situazione è questa, però mi rendo conto che le altre regioni sono molto più pericolose per la sigla della nostra. Proprio l'altro giorno parlavo con un amico che sta in Afghanistan per lavoro e mi diceva, tra quando immagini insomma, in nome di Dio che succede?
molto chiaro nella situazione internazionale degli altri. Ma se vuoi non sì, delle associazioni, ci sono, se ci sono altre associazioni o no. E un altro appunto che volevo fare, un'altra cosa che volevo dire, è praticamente l'intreccio con la politica. Cioè prima noi si può dire che potevamo essere una bandiera della sinistra, cioè la sinistra in generale, no? Se così si può dire. L'altro giorno vedevo che è uscito un manifesto del PD, non mi ricordo di quale provincia, in cui c'era questa conferenza, si discuteva, e chi della conferenza era il lavoro nel secondo razzismo, secondo insomma, partendo dal lavoro, non ricordo precisamente le cose, e lo mandava pure per posta elettronica questa cosa, non so se l'hai vista, se no, cose assurde, cioè si parla in funzione di una persona, di un clone, magari non sa nemmeno cos'è il lavoro, che non è lavorato, insomma, per lavorare in famiglia, questo è. E poi l'altra cosa, questa democrazia, questo partito, insomma, quanto è affidabile, e che rapporti ci stanno con l'amore? Mm-hmm.
non avere mai questo, cioè la laicità è qualcosa di tutto meno importante. Quindi il problema, diciamo, di utilizzare non si pone, nel senso che comunque noi diciamo semplicemente discutiamo con tutti i partiti, presentiamo i programmi di tutti i partiti e poi fa vedere ai singoli cittadini scelta. Così come siamo per la libertà di scelta su ogni questione della vita, anche il voto è una cosa estremamente importante, la lasciamo alla scelta individuale. Poi il segretario di Unizzato, la nostra ex socio, ci ha seguito anche un avvocato, ci ha seguito anche un ricorso che aveva presentato sul tempo, quindi non ci sembra troppo. Devo salutare il pratico perché visto l'orario abbiamo una scadenza da 20 minuti, quindi dobbiamo decidere se continuare o passare alla terza fase della riunione solo tra iscritti. Io non so. Se ci sono interventi che incombono, aspetti. Anche della parte non necessariamente iscritta. Passiamo all'obbligo di acquistare i libri, i quali libri voglio ricordare che sono personalizzati, cioè contengono tre cose: il segnalibro dell'uomo, la brochure e una cartolina che potete utilizzare per il 5 per il 5 per 1000 o per l'altro. Mia moglie vi ci farà la cassiera. E Raffaele, se vuole, potrà anche fotografarlo e quindi aggiungere un valore di casseccia. Non è che se ne fa, eh? Non è che se ne fa.